Santo Stefano d'Aveto in Val d'Aveto. È domenica 27 ottobre 2019 e questa è la festa della transumanza, quando praticamente dalle vallate le mandrie vengono portate nuovamente dentro le stalle. Una festa ormai tradizionale che richiama grandissimo pubblico da tutto il Golfo del Tiguglio. Incontriamo l'assessore al turismo e alla cultura Marta Marrè, che è anche scrittrice, ha pubblicato vari libri. Ecco, una festa che abbina cultura e turismo, cosa possiamo aggiungere? Ma possiamo aggiungere che riflettendo bene la gente ha ancora bisogno e voglia di cose semplici. Questo è un incontro diciamo conviviale e al tempo stesso è rivivere quelle antichissime tradizioni che erano quella della transumanza, quando i pascoli ormai non danno più nulla e quindi vengono portate le bestie in paese. C'è tantissima gente, penso che siano giornate in cui Santo Stefano ha vissuto il maggior numero di presenze, gente felice, contenta, i paesani si sono dati da fare per organizzare tutto, l'accoglienza con musica, con danze, con la banda, con le frittelle, con le caldaroste, in modo che tutti vadano via da questa giornata molto contenti di quello che hanno vissuto. Marta Marrè è anche scrittrice, quindi qual è il prossimo libro in cantiere? Ma in cantiere ce ne sono due, uno che è proprio la storia di questa valle, molto romanzata, dalla quale poi faremo anche un film. E poi invece ce n'è una che è molto più particolare, che è L'Amante, quindi sono in cantiere due grandi opere. Bene, grazie, Ad Maiora. Thank you.
Ma quelli stanno. Le chitarre sono il cuore. Il vicepresidente di Tigulliana Luigi Cefalo, cosa puoi dire di questa festa? È un evento irrinunciabile, un appuntamento al quale non si può mancare, e non soltanto perché consente di trascorrere una giornata piacevole nella ridente cittadina di Santo Stefano d'Aveto, ma anche perché rappresenta una testimonianza importantissima della cultura rurale del nostro entroterra. Spero tanto che eventi come questo non vadano a morire, ma che vengano conservati con la passione che contraddistingue adesso questa giornata. Grazie Luigi, alla prossima. Alla prossima. Ma com'è la situazione del miele da caccia in valle? In Valle Sturla, alla Squazza, dove ce l'ho io, non sono addirittura fiorite. Addirittura. Melo, pero, ciliegio in primavera, io faccio il miele fiori di primavera. Nugenia in agusa, non lo so, pioveva, giorni di freddo eccetera, quindi qualcosa hanno raccolto ma poco, acacia non è fiorita, un po' di fiori di monte su per andare in Giacopiana, l'unica è il castagno, e per cui si è fatta una raccolta solo, anche perché le api sono in rischio di estinzione. Questo è un grave danno. Ricordate che quando l'ape muore abbiamo 2 anni di vita e poi ce ne andiamo anche noi, eh? Faccia pubblicità per il libro che io l'ho regalato alla chiesa, lo sa perché? Questo l'ho scritto, l'ho regalato alla chiesa perché c'è da fare il tetto, ha capito? Non c'ha soldi per il tetto della chiesa, allora io non ne ho nemmeno soldi. Ho scritto un libro, ne ho regalato 450 volumi al comitato per il tetto della chiesa. Capisce? Il comitato ha... Si trova il libro? Il libro è questo qua, in vendita ce l'ho io, e poi ce l'ha lo IAT qui a Santo Stefano. Oggi lo presenterà il sindaco qui a Santo Stefano. Ho dato il libro alla chiesa, alla fine dei conti se li vendo tutti ho dato 3.000 euro, e quindi allora ho fatto, ma sono contentissimo. Può
quando l'ape muore abbiamo 2 anni di vita e poi ce ne andiamo anche noi, eh?